Ciao ragazzi, allora come poter addestrare e come riuscire a testare il vero cane da guardia antiladro, quello che tutti vorrebbero nel giardino, da poter dormire sonni tranquilli, da potergli affidare la famiglia senza nessun problema, né quello che si possano subire intrusioni indesiderate, né tantomeno quello che poi magari il cane possa in qualche modo ribellarsi contro i familiari. Questi sono un po' i crucci della maggior parte delle famiglie che continuano ad avere il dubbio: prendo il cane da guardia o non prendo il cane da guardia? O addirittura molti che hanno già il cane da guardia e questo cane non gli fa il servizio che vorrebbero, credevano che le facesse la guardia, e quindi oggi si stanno chiedendo: posso fare qualcosa per migliorare le prestazioni di questo cane? Forse ho sbagliato qualcosa nell'allevarlo? Come potrei capire se lui è il cane da guardia giusto, se magari in caso di tentata intrusione potrebbe in qualche modo reagire come noi ci siamo sempre aspettati? Ed è lì che partono, insomma, le fantasie, le teorie più disparate. Cioè, in questi anni le persone si sono un po' improvvisate a inventarsi dei sistemi per poter migliorare le prestazioni del cane da guardia. Molti erano esperti di altre discipline e in qualche modo si sono, tra virgolette, spacciati esperti anche di cani da guardia, e quindi si sono inventati sia dei sistemi per poter addestrare il cane da guardia e sia per poter verificare quale sarebbe la reazione che il vero cane da guardia antiladro potrebbe fare in caso di necessità. Come ben sappiamo, il ladro non è un gladiatore, il ladro non è uno che ha voglia di scontrarsi col cane, ma è uno che cerca di corrompere il cane, che cerca di poter eludere questa ulteriore sicurezza che le famiglie cercano sempre di più di inserire all'interno del giardino per poter vivere, insomma, in pace, potersi godere quella casa che a volte è frutto di tanti sacrifici. E mai come oggi uno entra in casa, invece di star tranquillo, inizia ad avere delle serie preoccupazioni. Allora, per far questo ho organizzato una giornata, sarà domenica 24 novembre a Milano Malpensa, la stessa sede dove abbiamo fatto il Weekend Dog, e sarà una giornata a numero chiuso. Non accetterò più di 100 persone, perché in quella giornata poi alla fine, per le persone che vorranno dare poi l'esame per l'ispettore cinofilo per cani da guardia FCG, allora io dovrò fermarmi con queste persone. Ma poi ci saranno anche delle esercitazioni pratiche, delle simulazioni che io dovrò fare, appunto, sia con quelli che sono già ispettori sia con quelli che lo vorranno diventare. Quindi la sala è abbastanza grande, potrebbe anche tenere più persone, ma non vorrò più di 100 persone. Ho messo anche un limite alle iscrizioni, che è il 31 ottobre, perché siccome poi a novembre andrò a fare questo studio in Daghestan sui cani da pastore che ci sono in quella zona di montagna, per me è molto importante sapere come muovermi, e la chiusura delle iscrizioni sarà il 31 ottobre. Quindi, se siete interessati a partecipare, potete cliccare sul link che io vi ho allegato, andare nella pagina e vedere tutte le modalità. Noi per iscrizioni intendiamo solo sempre chi è già socio della federazione deve comunicarcelo via mail o via messaggio. Vi ho messo anche un numero di telefono che sarebbe di mia figlia, che adesso è diventata la mia collaboratrice, o appunto inviandoci una mail a pcg@canidaguardia.com. Ecco, chi è già socio basta una mail, chi non è mai stato socio deve sostenere le 30 euro per iscriversi alla federazione, e poi tutto il resto verrà poi saldato al momento della partecipazione. Ma tutto chiude al 31 di ottobre, e non accetteremo più di 100 partecipanti, perché vogliamo organizzare una cosa che possa soddisfare sia le persone
che vengono per imparare qualcosa di nuovo, e sia quelli che poi vorranno poi qualificarsi con, dando questo esame per ispettore cinofilo. È ovvio che questa non è un'iniziativa aperta a tutti, bisogna, se voi non avete mai frequentato la federazione, siccome questa è una giornata di specializzazione, prima dovete scaricare il videocorso base sul cane da guardia, perché dovete venire preparati almeno con una base sul cane da guardia inerente alla mia cinofilia. Se avete già il videocorso, quindi potete venire. Se avete già partecipato in passato a un mio corso base, che ne ho fatti 23 nella sede della federazione, potete venire. Ovviamente, se siete già ispettori o consulenti cinofili per cani da guardia, è ovvio che potete partecipare, perché è proprio con voi che organizzerò questa giornata. Quindi ho voluto già comunicarvelo oggi, avete circa 20 giorni per organizzarvi a dare la vostra adesione, e vi aspetto numerosi, ok? Vi saluto, vi auguro buon fine settimana e a presto, ciao!